Frutta e verdura a chilometro zero e una vasta scelta di carni accuratamente selezionate e controllate. Eurospin di Marina di Ginosa. Valorizziamo il nostro territorio. Recuperare la centralità socioculturale e geopolitica del Mediterraneo facendone un luogo di pace in cui patrimonio culturale materiale e immateriale, agronomia e cooperazione internazionale siano il vero capitale di investimento per il futuro. È quanto si propongono il protocollo d'intesa e l'accordo attuativo sottoscritti rispettivamente tra il Museo Archeologico Nazionale di Taranto Martà e il SIAM Bari Istituto Agronomo del Mediterraneo, alla presenza dei rispettivi direttori Eva degli Innocenti e Maurizio Reali, e tra il museo, il SIAM Bari e la fondazione L'Isola che non c'è, alla presenza anche di Franco Giuliano, giornalista, presidente onorario della fondazione, oltre al noto cantante e artista internazionale Albano Carrisi. Sì, un protocollo importante che Marta sottoscrive con SIAM Bari, quindi questo istituto internazionale che si occupa appunto di studi agronomici del Mediterraneo, e poi la lettera di intenti fra il Marta e SIAM Bari insieme alla Fondazione L'Isola che non c'è. Infatti si tratta nel primo caso di un protocollo d'intesa basato su progetti di educazione e ricerca nell'ambito del Mediterraneo. Taranto, come sappiamo, è da sempre un ponte d'Europa sul Mediterraneo, è simbolo della mediterraneità, e la lettera di intenti serve proprio per creare le basi per una progettazione congiunta per organizzare proprio a Taranto una giornata dedicata al Mediterraneo. Mi mancava questa tappa ed è giusto colmarla visitandola, cioè tu pensi che del Marta me ne parlavano i miei amici stranieri che venivano qua, ma tu non hai visto, io mi sentivo quasi in colpa a dire no, ma era purtroppo la verità. E come vedi arriva sempre un giorno in cui uno debba visitare, quando è il giorno del mio compleanno, va benissimo. Io penso che vedere le proprie radici è sempre un fatto emozionale, primordiale, che aiuta a vivere meglio.